Sale, oggi sono qui per farvi la mia top 8 dei libri che amo di più con protagoniste streghe slash maghi, per consigliarvi appunto altri spunti di lettura per il periodo di Halloween, perché ho deciso di fare questa series dove abbino appunto dei consigli ad un personaggio della letteratura halloweenesca. Quindi abbiamo vampiri, abbiamo mostri slash demoni, abbiamo streghe e forse se riesco a leggere qualcos'altro e a fare abbastanza ricerche anche sui fantasmi. Quindi direi di iniziare subito con la lista dei 8 libri che amo di più con protagoniste streghe. Per quanto riguarda il primo titolo che ho deciso di mettere sulla lista, è un libro che ho letto l'anno scorso che mi è piaciuto tantissimo e di cui ho letto il secondo appunto il mese scorso. È purtroppo ancora inedito in Italia, vi sto parlando di A Shadow Bright and Burning di Jessica Lewis. Questo libro è veramente affascinante tantissimo, l'ho paragonato un pochino a The Infernal Devices perché tanti temi sono simili, quindi ve l'ho già consigliato in diversi video, ma parla di Henrietta, questa ragazza che scopre di essere una magician. C'è un po' di differenza con le streghe, però c'entrano anche streghe slash stregoni, quindi assolutamente consigliato perché in questo mondo ci sono questi 7 mostri simili a dei peccati che distruggono un pochino Londra e tutta la Gran Bretagna, e i sorcerer sono un pochino l'ordine della regina che li combatte e usano la magia elementale. Fantastico, mi piacciono tantissimo quei mostri, non so perché ma mi intrigano un sacco, secondo me sono un sacco scuri, quindi io ve lo consiglio assolutamente se volete una lettura atmosferica con magia e streghe slash stregoni slash maghi, perché c'è un po' di tutto qua dentro, però fantastico, consigliatissimo, 5 stelline. Andando avanti, non potevo non nominarvi Trade of Crowns di Candair Black, perché praticamente se si parla di streghe, questo è il libro per antonomasia. Perfetto per il periodo, ve l'ho già nominato nei miei consigli di lettura per Halloween e lo amerete. Verrà tradotto con il titolo La battaglia delle tre corone dalla Newton Compton, mi pare il 12 novembre, quindi presto potrete leggerlo tutti quanti, fatelo perché è veramente meraviglioso. E parla di queste tre sorelle sedicenni che dovranno combattere fino alla morte per poter diventare regina. Solo una diventerà regina, ognuna di loro altre ha un potere particolare. C'è la Poisoner che riesce a ingerire qualsiasi veleno senza morire, c'è l'Elemental che governa tutti gli elementi atmosferici e c'è la Naturalist che governa piante e animali. E niente, è meraviglioso, fantastico, intrighi politici al bacio, proprio muah! Meraviglioso, non vedo l'ora di leggere Wonder Throne, l'ultimo volume della duologia, che dovrebbe parlare della battaglia in sé. Questo è molto preparatorio però, fantastico, i colpi di scena ragazzi, i colpi di scena. Quindi assolutamente risiede nella categoria streghe slash ragazze con poteri. Andando avanti, ovviamente non potevo non mettere il top dei libri sulle streghe slash maghi, cioè Harry Potter e la pietra filosofale. È un libro che consiglio di più per il periodo di Natale, che probabilmente troverete nel video consigli e letture per Natale, ma non potevo non inserirlo. Se cercate il libro con maghi e streghe, questa è la base. Iniziate da qui e poi espandete i vostri orizzonti, perché non ve ne pentirete. C'è una scuola di magia e stregoneria. No, Hogwarts. Mi viene da piangere soltanto a pensarci. Comunque penso che io non mi debba soffermare più di tanto su questa serie perché la conoscerete tutti quanti e tutti quanti saprete quanto è valida, per cui ho un tatuaggio a questo libro, quindi leggetelo assolutamente. Andando avanti, ho il primo libro di una trilogia che vi ho recensito sul canale quest'estate, cioè Attraverso il fuoco di Josephine Angelini. È un libro che mi è piaciuto molto perché è molto particolare, parla di queste streghe che riescono a passare attraverso universi paralleli e quindi infinire altri mondi, e usano una magia molto simile all'alchimia, in quanto le streghe che hanno bisogno di dei meccanici, cioè delle persone che hanno affinità con le pietre e gli elementi, che le aiutano a ristabilirsi dopo l'utilizzo dei loro poteri, perché la magia si attiva attraverso il calore e la strega, il massimo punto di potere della strega è salire sul rogo e bruciare in modo da riuscire a creare più magia. Non lo so, è molto interessante, ci sono tanti elementi molto interessanti di questo libro, per cui io ve lo consiglio tantissimo se volete una venta d'aria fresca nel ruolo della strega, insomma sul ruolo della strega. È un po' paranormal romance perché ci sono tanti elementi romantici, però il mondo in sé è molto particolare, ci sono tanti misteri molto molto ben fatti, e quindi io ve lo consiglio per questi aspetti principalmente. Un altro libro che vi ho già recensito sul canale, che vi consiglio, è Antiche voci da Salem, che appunto parla della città di Salem. Ovviamente possono non esserci streghe qui. Samantha Mather si trasferisce di nuovo a Salem, città originaria di suo padre, nella casa di sua nonna, perché il padre sta male. Arriva lei e iniziano morti strane in città, in più odiata da tutti perché è l'erede del tizio che ha dato il via ai processi di Salem, e quindi le discendenti delle streghe la odiano praticamente, e ovviamente la magia esiste in questo libro, quindi ci sono delle streghe oltre al fatto che c'è Salem. Il libro è meraviglioso che io vi consiglio da morire e non vedo l'ora di leggere il seguito. Andando avanti, l'ennesimo libro che vi ho già recensito sul canale è un po' più simile a Harry Potter, quindi meno sul lato dark della storia delle streghe, ed è Carry On di Rainbow Rowell. Questo libro lo merete per tutt'altri motivi, perché Buzz e Simon, e ho detto tutto, e niente, parla di questo ragazzo Simon
che è il prescelto, ovviamente non sa usare la sua magia, anche se è molto potente, che frequenta questa scuola di magia, ossessionato con il suo compagno di stanza Buzz, che è la sua nemesi, in poche parole, e Buzz è un vampiro, e succederanno tantissime cose affascinanti, e Buzz e Simon, io ho detto tutto. Sempre se ne volete sapere di più, c'è un video di 10 minuti dove ne parlo sul canale, che vi lascio su per le schede. Andando avanti, il penultimo libro che vi consiglio è assolutamente Una grande e terribile bellezza di Libba Bray, un libro storico fantasy ambientato in un collegio per imparare l'etichetta delle giovani donne, e la nostra protagonista insieme ad altre due amiche scoprirà un libro molto misterioso che parla di un incendio appiccato nel collegio tantissimi anni prima, dove forse c'entra la madre della protagonista che è morta in circostanze misteriose, quindi ovviamente si ritroveranno in mezzo a una congrega di streghe e niente, è molto molto affascinante, non vedo l'ora di leggere il seguito, quindi io ve lo consiglio tantissimo anche per l'atmosfera molto molto inquietante che c'è di sottofondo. L'ultimo libro che vi consiglio poi sempre approccia la magia in un modo molto particolare ed è Half-Bed di Sally Green. Qui ci sono streghe slash maghi buoni e cattivi, quindi oscuri o chiari, e il libro è molto particolare perché è scritto in prima persona da parte di Nathan, questo ragazzo che è metà e metà, e è meraviglioso. Il secondo libro, Half-Wild, è ancora più bello, e soltanto che a me l'ultimo non è piaciuto affatto, quindi non so se vi conviene leggere la trilogia per poi rimanerci male alla fine, ma il secondo è meraviglioso, io l'ho amato, ho amato tutta la dinamica che il protagonista ha interiore con se stesso, il suo essere indeciso tra quale parte di sé vuole far prevalere, se quella buona o quella cattiva, le sue relazioni con tanti degli altri personaggi, con suo padre, l'ho amato, quindi assolutamente consigliatissimo. E bene sì ragazzi, questi sono tutti gli 8 libri basati sulle streghe che io vi consiglio in questo video, spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere giù nei commenti se ne avete letto qualcuno, se ce n'è qualcun altro che mi consigliate che io non ho ancora letto. Ovviamente vi lascerò giù nell'info box tutti i link cliccabili dove poter acquistare direttamente da Amazon i libri che vi ho citato, e in più se disponibili le recensioni che ho fatto io sul canale, sul blog o su Goodreads, e in più tutti i link ai miei altri social network, ormai sapete tutta la tiritera. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace perché mi aiuterebbe tantissimo, e in più iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e il video finisce qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!